La danza per chi la fa è una cosa necessaria, necessaria senza la quale non si può vivere, perché è un'esigenza non solo del corpo che cresce, che cambia, che si evolve e lo si conosce un po' alla volta, ma è l'unica maniera di esprimere senza parole, qui la difficoltà, concetti universali. E quindi per una persona che ha necessità, esigenza di comunicare, io penso che sia inevitabile che scelga la danza. Viviamo l'era della comunicazione globale, una comunicazione fatta soprattutto di parole e immagini che attraverso strumenti tecnologici invade la nostra quotidianità, condizionando tempi e modi del nostro agire e spesso la qualità del nostro sentire. L'uso improprio della parola limitata all'informazione, oggi, pur stimolando la discussione, spesso preclude il dialogo, cioè quel momento fondamentale in cui qualcuno esprimendosi si sente accolto da un altro e ciò alimenta il disagio sociale. L'arte, invece, va diretta al cuore e chi è abbastanza maturo da lasciarsi commuovere sa recepire il messaggio e farne tesoro. La danza, ripeto, educa alla comunicazione. È una comunicazione, secondo me, non gratuita, nel senso che va ricercata e comunque, come noi diciamo alle nostre ragazze, ai nostri ragazzi, anche a noi stessi spesso, magari non diventeremo dei danzatori che vanno alla Scala, però saremo un buon pubblico. E questo, secondo me, nella formazione di una persona, specialmente forse di una donna, riconoscere il bello nella vita è importante. Proprio il bello come non come contenitore, ma come contenuto delle cose. La danza è quindi espressione della bellezza, una bellezza che attraverso i movimenti studiati del corpo, le coreografie evocative di situazioni e stati d'animo, viene comunicata e riconosciuta, perché non si ferma all'effimera eccitazione dei sensi, ma attraverso essi svela il reale senso della vita stessa. Una scuola di danza educa alla percezione più profonda della realtà. Parallelamente al centro studi FEDANZA, che forma i danzatori nella danza classica, danza contemporanea, nell'hip hop, abbiamo da sempre la compagnia di teatro danza. Ormai teatro danza lo fanno in pochi, lo so, siamo datati, però è una cosa meravigliosa e necessaria per noi, che lavora negli appuntamenti culturali del Veneto e non solo, presentando spettacoli, unendo giovani professionisti del settore per quanto riguarda la scenografia, la musica, la lirica, il costume, l'architettura e la fotografia. Abbiamo fatto due grosse produzioni, una sulla Shoah, sul giorno della memoria, e l'ultimo che abbiamo fatto su Donne di Mafia, per rendere omaggio personalmente a un mio amico che è mancato, ucciso proprio dalla mafia. E da lì siamo partiti e io ho trovato che lavorare con queste donne meravigliose sia, e sarà, perché questo fino alla morte lo terrò, l'esperienza più gratificante che un coreografo possa avere. Ma in definitiva, nella società attuale, occuparsi d'arte paga? Paga in termini personali al 1000%. Paga per tutto quello che è intanto un bagaglio di ricordi meravigliosi, perché provare in sala già è bellissimo, e anzi direi che i migliori spettacoli avvengono in sala, ma poi il momento del teatro è veramente polvere di stelle, è quello, l'odore dei cavi, delle corde, del sipario, la confusione che c'è dietro, invece davanti una magia. E non è favola, è veramente un'alchimia che avviene ogni volta. Poi per le persone che vogliono seguire professionalmente la strada, è un lavoro molto più duro, molto più solitario, molto più di solitudine, e lì insomma è il talento, è quell'uno su mille che ce la fa.